Diciamo che questo tipo di logistica è molto diversa da quella tradizionale. Non è una semplice vendita, quindi un passaggio intermediario dal fornitore al cliente, ma è una gestione di servizi, quindi è molto più complesso il discorso. Per quanto riguarda i numeri delle attività di logistica che noi effettuiamo, parliamo di circa 2.000-2.500 spedizioni mese, abbiamo come numero di dispositivi gestiti circa sui 5 milioni, però l'importante da capire è che la logistica sanitaria, a differenza delle altre logistiche, più che per la quantità si distingue per la qualità del lavoro. Perché chiaramente trattando dispositivi medici che possono essere rivolti anche a reparti importanti come emodinamica, cardiochirurgia, che assistono pazienti con interventi importanti, è chiaro che tu devi spedire con la massima attenzione dei materiali, con il lotto, la scadenza, il numero seriale, perché per qualsiasi problema tu hai l'esigenza di ricostruire esattamente la tracciabilità di quel dispositivo, dal momento in cui ti è arrivato al momento in cui e dove l'hai fatto arrivare.